Ciao ragazze e ragazzi, sono Govinda e benvenuti nell'ultimo video, nel finale di Soma. Questo videogioco indie uscito qualche anno fa, decisamente 10 anni fa se non sbaglio, ed è stato sviluppato dalla Frictional Games, gli stessi di Amnesia, e mi ha sorpreso tantissimo. Un videogioco stupendo, è stata un'esperienza lunga e indimenticabile. È un gioco anche molto esistenziale, quindi se vi piacciono le cose tristi, esistenziali, horror, fantascientifiche, Soma è il gioco giusto per voi. Spero vi siate divertiti con me a fare questa serie qui su Isola delle Rose TV. Siamo già dentro a questo posto incredibile e dobbiamo lanciare Ark nello spazio. Ci riuscirà? Lo scopriremo solo vivendo, direbbero i poeti. Ma adesso bene, ecco, siamo entrati qui, vabbè, vi ho detto questo bene, molto strano. Scusate. Ecco, adesso lui faccio. Vediamo se riusciamo adesso ad entrare, sì. Tau, what's left of it. Are you guys all right? What happened here? We ran out of real food long ago. People have been getting sick. Haven't heard from anyone in months. No shit, they all think you're dead down here. Some failed evac story circulating at Omicron. Oh, God. Listen, son, we're on an important mission, and we need your help to operate the Omega Space Gun. When it's done, we can all head back up the plateau. But now we need to get moving. Of course. Head on through to the habitat. We shut off the front section to preserve power. All right. See you soon. Ah, mi fa molto piacere comunque riuscire adesso a toccare le cose e a sapere un po' di quello che è successo, quello che succederà, quello che potrebbe succedere, perché nello scorso episodio, se non l'avete ancora visto, ve lo lascio qui sotto in descrizione, ma strano perché dovete ancora vederlo, in quell'episodio di là è successo che lui toccava tipo le cose e non riusciva più a scoprire quello che era successo. E vabbè, è una delle qualità di questo gioco. Allora, apriti sesamo, non lo apre il sesamo. E questo cos'è? Perché ci siamo entrati qui dentro solo per... Ah, bello. Cos'è? Verifica. Stato tuta, segnale interrotto, attivo segnale interrotto. Accedi al registro, non c'è niente di interessante. Verifica. E anche questo non c'è niente di interessante. No, niente, va bene. Questo non va. Accendiamo la nostra... quando si carica Soma significa che sta per succedere qualcosa. Ah, qui ci possiamo mettere questo? No. No. Allontanarsi da dove? Queste atmosfere, devo dire, insomma, allora io all'inizio, alla fine vi dirò quello che penso del gioco. Io sono molto contento di averlo fatto, è un videogioco stupendo. Che dire, cioè mi ha veramente sorpreso, non so cosa dire, guardate. Veniamo qui, allora, qui... Ok, noi siamo qui. E cosa dobbiamo fare allora? In questa qui iniziale ci siamo andati. E possiamo andare in quest'altra zonetta, poi in questa zona, living area. Beh, a quanto pare, aspetta, questa è l'entrata. Adesso ci prendiamo queste due zonette qui, però andiamo qui perché questo rosso dovrebbe essere che chiuso. No. Cosa c'è qui? Mamma mia, che paura. Cioè, insomma, riesce ad essere un gioco veramente spaventoso, fantascientifico. Mi ricorda un po' Alien Isolation. Questa porta è veramente... l'hanno chiusa veramente bene.
Oddio. Ok, c'è un mostro. Apriti. Scappiamo da questo mostro. Scappiamo da questo mostro. Spero che questo mostro non mi venga dietro, ragazzi. Mamma mia, avete visto che paura incredibile? Oddio. Facciamo le cose con calma, non ci facciamo prendere, ragazzi. Mi ha visto. Oddio, ragazzi. No, no. Oddio, mi ha preso. C'è il mostro qui vicino, ragazzi, fate silenzio. Ok, quindi mettiamoci in basso, ragazzi, allora. Mamma mia, fate silenzio, ragazzi. Io so che state facendo silenzio, ma fate silenzio ancora di più. Scappiamo, ragazzi. Scappiamo. Qui c'era tra l'altro questa cosa, usiamola. Spegniamo la luce, ragazzi. Stiamo fermi, forse non ci vedrà. Forse se ne va. Facciamoci un bel giretto qui. E
è dietro di me. Scappiamo di nuovo. Facciamolo venire qua, ragazzi. Mamma mia, che tensione incredibile questi primi momenti di Soma qui su Isola delle Rose Crew. Vieni, vieni qua, bello mio. Vieni qua che gli facciamo il giretto e non mi prenderai, dai. Mi sta guardando, guardate. È fermo lì. Allora, o vieni o non vieni, perché... Vieni, vieni. Ti sto aspettando. Così faccio un bel giro e non mi prendi. Forse non mi prende, ragazzi. Ecco, se non sbaglio qui. Saliamo. Mamma mia. Forse sono riuscito a superarlo quel ragazzo. Chiudiamoci sta porta. No, lasciamola aperta. C'è questa cosa che posso fare, ma non ci serve a niente per il momento. Oh mio Dio, ma chi? Chi deve spoformare? Che qui non c'è niente di interessante. John Ross non la apre. Guardate questo mostro un po' strano che non cammina. È bloccato. È bloccato lì per sempre. Qui ragazzi siamo nella cosa più triste di tutto il mondo. Facciamoci uscire il caffè, vediamo se c'è qualcosa qui, non c'è niente. Eh sì, comunque questi qui sono tutti i collegamenti che loro avevano con la loro famiglia. Con la loro famiglia, ragazzi. Anche qui forse possiamo sentirlo. Sentiamo. What the fuck did we do? Hey, try not to think about it. My whole life, I've been a good man. We messed up, Sarah. There, there. I should have launched. Taking the chance. There's time. Ivashkin says we could try again when things calm down. You
gotta do it, you know? You got to. Non so se riuscite a capire, ma quello che è successo... Oh, che bello. Cioè, quello che è successo sta facendo capire che loro hanno perso tutti la vita, perché non ce l'hanno fatta, capito? Allora, vediamo, accesso effettuato agli Asperil, Tete, è andato tutto bene, lo staff ha completato, è stato scansionato e macchinato dentro l'ARC, stiamo caricando la navetta per Omico, partiremo prima il possibile. Seguente. Iams e il suo staff ci hanno accolti a braccia aperte, le scansioni sono andate bene, dovremmo averle quasi tutti. Tutte. Ciao. Abbiamo trovato 5 membri dello staff di Tava ancora vivi. E sono rimasti qui per mesi senza contatto radio né cibo degno di questo nome. Siamo riusciti a scansionare tutti, anche se sospetto perché il loro arrivo causerà anche qualche problema dentro ARC, dato che si sentono abbandonati da Omicron. Spero solo che tutti riusciranno a perdonarsi. Grossi problemi, non abbiamo potuto iniziare il lancio. Torniamo a Tau per cercare di capire perché. Cioè, non sono riusciti a fare il lancio, ragazzi. Cioè, questi qui sembrano dei passi, oh. Nel bagno... Vabbè, questo il bagno è rotto. La pipì non c'è bisogno che la facciamo. Questo? Non c'è niente. Qui ci possiamo fare una bella doccia. Acqua non ce n'è, né acqua calda né acqua fredda. Qui ci dobbiamo entrare, ragazzi. Cosa succede? Vabbè, non essere così pessimista, dai, ce la possiamo fare. Ok, questo portiamolo là sopra, allora leggiamo qui. Ah, qui si può andare anche giù. Ok. Dispaccio. E direi di chiudere un attimino la porta. Vediamo cosa dice questo qui. Appunti post impatto, credevo appunti post parto. Lievi danni strutturali radio o rifu fuori uso, comunicazione ripristinata, Omicron e il resto del passo stanno bene, manifestazione del sistema di comunicazione tra i siti, le sonde Lumen continuano a perdere il collegamento, serve riparazione urgente, Tau non può recuperare lo scalatore fino al ripristino del collegamento, arrivati Wallex Holland, stabilito il sistema di visite bisestinali, ok? Ordinata evacuazione di Tau, ce ne andiamo tutti a Omicron, accerchiati dai mostri e niente a radio, siamo fo. Ok. Ragazzi, ci sono i mostri, ragazzi. Allora, trasmissione. Chiama. Ok. Ok, Omega. Beh, non risponde niente, Fi. Omicron. Delta. Lambda. Io li faccio tutti, ragazzi, per essere sicuro, eh. No, sono tutti con registri.
cancella. Sbloccata, sbloccata, sbloccata. È bloccata, infermeria. Beh, ecco, per fortuna. Allora, vediamo un attimino nei registri. Omicron Herber. Galleria d'accesso Fitao. Sito di lancio ok, controllo missione ok, assemblamento. Sito premiatore ucciso Omega. Cannone spaziale Omega. Dobbiamo aprire queste porte, ragazzi. Questa qui, ragazzi. Serratore, dobbiamo aprire questa porta. E cabina Ross Joan. Questa cabina è chiusa, quella dove siamo adesso. Qua c'è una cabina chiusa, se non sbaglio. Sì, sì, in questa stanza. E poi c'è anche questa cosa dell'infermeria senza personale bloccata. Quindi Joan Ross, cabina infermeria. Sbloccata, perfetto. 2786, grazie. Mamma mia, mi vuoi bene? Mamma mia, c'è un mostro che mi vuole bene. Ti ringrazio, caro mostro. Vuol dire che tu mi vuoi veramente bene. Grazie, grazie, grazie. Perfetto. Adesso apriamo, visto che c'è il mostro, ci ha aperto tutte le porte, possiamo andare dove vogliamo. Qui non c'è niente. Ecco, qui c'è questa cosa. Cos'era questa che non Joan Ross? Oh, che bella cosa da leggere. Voi trovate qualcosa di interessante qui? Io no. Non c'è niente di interessante. Qui ci sono dei cosi. Anche qui c'è un diario su un tablet. Diario. Oggi speravo di vedere Omicron, l'evocazione ordinaria di Tether accaduta a puntino, la scusa perfetta per lasciare Alpha e abbandonare WoW. Dopo la tempesta siamo stati saliti dai mostri causati da WoW. Siamo caduti in un'imboscata che ci ha costretto a rientrare verso Tau. Siamo sopravvissuti io, Glazer, Kiosk e Gozzi. Al Claire è in infermia ma si è messo male. Con una corsa disperata Gozzi è andata in osservazione in cerca di qualcosa di incommestibile. Uscire è pericolosissimo, come andare a comprare le sigarette in un uragano. È tornata con poche briciole, sapevamo che non avrebbe trovato nulla. Credo che volesse solo morire senza la responsabilità di suicidarsi. Mamma mia, che tristezza. È arrivata gente dall'altopiano, un gruppo di ingegneri di Theta. Ci hanno detto di voler usare il cannone spaziale Omega per lanciare una certa Ark. Si tratta di un mondo artificiale che contiene le scansioni cerebrali della gente che lavora a Pathos 2. È un'idea sciocca, ma toccante. Abbiamo tutti accettato di farci scansionare in modo da prendere parte a questo al di là. Toccante, ragazzi. Potrei metterlo come titolo del mio di questo video. Un finale toccante. Non l'ho mai fatto in vita mia, vai. Alcuni ingegneri sono tornati da qui. A quanto pare hanno partecipato al lancio di Ark. Erano tutti in pessimo umore e non c'era modo di strappargli una risposta chiara. Con un'eccezione importante, volevano tutti rimanere a Tau per chiarire questa faccenda di Ark. Ma avevano già sprogrammato lo scalatore perché venisse a riprenderli domani. Qualcuno doveva salire sullo scalatore per avvertire Omicron di quanto stava accadendo. E per fortuna questa missione è stata affidata a me e a Glazer. Finalmente potrò informare da Alessarg della situazione critica al sito Alpha. Ascoltiamo le Evolving. The WoW has managed to find balance. I convinced SSE Volchek to turn off all external control systems, making the WoW our de facto caretaker. So far, it's exceeding expectations. Ok. Aspetta. Since the comet crashed a few days ago, January 12th. The WoW has dropped to a low energy state. It hasn't abandoned its duties. It's keeping climate and life support going. But it's been simplifying the pattern, redefining its protocol. In testa. The WoW has started to grow physically. It's not just the core chamber. All around Pathos 2, structure gel is bursting through the pipes and bleeding through walls. I don't know what WoW could possibly stand to gain from this, but I assume it is intentional.
The heart of WoW has claimed such a large part of the core chamber that there can no longer be any question to its heightened awareness. Not only does its expansion suggest an unexpected understanding of space, but also its own physical manifestation within the world. The WoW is reaching out to every machine, every life form, to manipulate, to control. It's trying to help save its creators from all this, just like the protocol demands. But really, what is good enough? Where is the line drawn for what is human and what is not? Would walking corpses do? Would a group of machines thinking they're human be acceptable? We can't trust a machine to know, to understand what it means to be. We have to terminate the WoW project. It can be done. I just need to get some help from Omicron. Cioè, come vedete, ci sono molti riferimenti alla filosofia della vita, ecco. Molti riferimenti alla filosofia della vita. Vediamo se c'è qualcosa da leggere qui oltre a questo. Ah, c'è questo. Questo non mi dice niente. Mi piace molto comunque esplorare il mondo di Soma, cioè mi sento un po' a casa qui. Non so perché, forse perché sto vivendo un periodo molto filosofico, molto esistenziale, sto male, non sembra che la vita non stia andando dove voglio io. Mi sento un po', ecco, questo qui è il nostro buchetto, qui quello dove mettiamo la mano tutte le volte, eh? Mamma mia, quante schifezze esistono in questo gioco. Non sto scherzando. Ah, un altro foglio, grazie. Per fortuna ho visto. Cioè, non capita spesso di vedere dei fogli a terra così e leggerli. Qui non c'è niente. Vabbè, qui abbiamo controllato tutto. Cioè, perché siamo venuti qua? Forse c'è qualche un piccolo cosa che dobbiamo leggere. Niente. Qui l'abbiamo letto. Che bello. Questo l'abbiamo visto. Il computer non finisce. Vabbè, andiamo a controllare tutte le stanze che non abbiamo ancora visto. Allora, siamo venuti forse da lì, se non sbaglio. Allora, questa stanza l'abbiamo vista, questa stanza l'abbiamo vista, questa stanza l'abbiamo vista. Ah, su questo. Non abbiamo controllato bene qui. Allora, cibarie è proprio una parola perfetta, ci sta benissimo. Awo, Guga, Succo, Miso, Miso Soup, e Nori, queste sono tutte cose... Calamare fresco, vabbè. Tutte cose belle da mangiare, ragazzi. A me piacciono le cose da mangiare. Ah, qui c'è un altro foglio da leggere. Niente, non lo legge. E quindi poi abbiamo visto tutto. Abbiamo visto tutto, ragazzi. Allora, vediamo. Io controllo 10.000 volte. Allora, qui c'è... Sì, ho controllato. E questo l'abbiamo visto. Qui non c'è niente. Va bene, allora vediamo prima. Saliamo un attimino su all'infermeria. Qui non ci può entrare, naturalmente. Entriamo qui, vediamo cosa c'è qui sopra. Cosa c'è qui? Questa è l'infermeria. You're different. Ma infatti, tu cosa ci fai qui? Nice suit. Used to have one just like it. Are you human? Sarah Lindwall, payload technician at your service. A rare sight, am I right? I'd say so. You're the first normal living human I've seen. There's not many left down here. Most of them are up on the plateau. You mean at Omicron? Yeah. There's no one alive at Omicron. You've been there? I've been all over. The power plant at Upsilon. The ruins of Lambda. The abandoned Delta, Theta. You've been to Theta? There's not a lot left of Pathos 2. And, I'm the only living person you've met? You mean I'm the last living human on the planet? I'm sorry. Who are you again? Simon Jarrett. Stationed at? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story.
Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the gun at Phi. Launch it into space. That was the plan, all right. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. I just couldn't bring myself to let go. I'll tell you the truth. I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Take it. Thank you. Can I get you anything? Do anything for you? You could kill me. No. Good one. You serious about me killing you? No, I'd love to hang around here until I dry up to the size of a raisin. Simon, this fucking sucks. I don't want to live like this. Ragazzi, io continuo a parlare. I'm glad you came by. Good to get this over with. Lei vuole essere uccisa, cioè l'altra cosa che noi abbiamo visto comunque in diversi giochi, l'abbiamo visto. If I knew you'd come, I would clean this place up a little bit. Fai anche dell'umore, comunque questa cosa l'abbiamo vista. I can't believe I'm the last one. That's crazy. Shouldn't we be doing something to keep you alive? Why? You're the last human. I just find it disrespectful to our entire history not to fight this. Sure, we have the Ark, but you're the real deal. Thanks. That's probably the best compliment I've ever got. But the truth is that the Ark is all we have. We'll have to accept second best, you know? L'abbiamo visto in diversi giochi, anche in Silent Hill l'abbiamo visto, no? Quando tu devi uccidere la madre, devi togliere dalle sue sofferenze. Io l'ho sempre fatto, ragazzi. Simon, I want to die. Ho capito, vabbè. Just think about it. Ok, ci penso un attimino e poi te lo dico. Disattiva. Sì. Would you stay with me, please? Sì, ci sto. It won't be long now. Please just stay. Sì, ci rimango. What a crazy thing this was. Life. We still won't have to turn 30. Hooray! Sono felice di aver arrivato a. I could have died at home with my friends. Have you ever been to Greenland? It's very beautiful. Greenland no, sono andato in Islanda. Nanoq is busy and yes, there's like 12 million people trying to get around, but it's a great place. Or rather, it was a great place before the comet ended it all. You know what? I prefer it this way. I liked Paphos, liked my colleagues, Ian, Nick, Jasper, even Catherine. Even Cat. People thought she was weird because she was quiet. But she was cool. Simon, you still there? I'm here, Sarah. Don't let him die, okay? Send them out there. To the stars. Oh no. Ed è morta pure lei, però adesso possiamo toccarla e vedere cosa dice. Black box is inactive. Probably found a way to switch it off. Strano. Vabbè, però adesso contiamo queste cose qui. Interfono, comunicazioni. Offline, chiama.
Infermiera non la chiama. Chiama. Controllo il reattore. Aria comune. Ok, tutte queste porte. Beh, ci sono queste porte che forse potremmo anche sbloccare in qualche modo, cioè bloccare se vogliamo. Foto. Ma che bella foto. Guarda che bella foto. Guarda che bella foto. Che bella foto. Una foto leggermente bruttina. Rilevati dalle ripristinare file, sì. Grazie. Allora, un'analisi nella stanza dei composti delle sostanze chimiche comunicamente reperibili a Pato Sue che potrebbe salvare la vita in situazioni di emergenza. Ultimo accesso sarà lì, ok? Come mantenere alimentari tramite febbloccosi e colleghi comatosi o di incoscienza. Ultimo accesso sarà lì, ok? Alterazioni post-costruzione, come creare spazio per carico aggiuntivo dopo l'assemblaggio degli involucri e della loro partenza delta. No, l'interfono mi sembra di no. Non si può chiamare, non si può fare niente qui. Potremmo forse chiudere delle porte se vogliamo. Poi questo lo mettiamo qui. Questo è disattivato. Lei non va. Qui non c'è nient'altro. Beh, sono belle queste foto, no? Perché ci fanno capire un po' il passato di questi personaggi, no? Perché non sono dei personaggi brutti, ma sono dei personaggi simpatici. Va bene, allora, cos'è questa cosa? Perché? Perché ci possiamo sedere la prima volta che ci sediamo? Ah, ok, potevamo fare lì per sederci, ragazzi. Questa è lei. E questo è un paesino della provincia di Agrigento. E va bene, dai, ragazzi, abbiamo visto tutto, credo, sì. Potevamo dargli dell'acqua. Tu stai proprio male, vabbè, sei morta lì per sempre. Mi dispiace, allora scendiamo giù. Ok, questo di qua non so che cosa ci potrebbe servire. Secondo me... Boh. Cosa ci serve sta cosa? Questa porta? Questo forse è da dove siamo venuti, infatti. Beh, di questa cosa non so cosa farci, sinceramente. Secondo me lo dobbiamo portare là sotto. Non lo so, ragazzi. Sì, forse questa cosa ce la dobbiamo portare con noi. Questo qui non serve a niente. E questo forse ce la dobbiamo portare. Thank you.
Vediamo se mi ce lo fa usare. Ok. Scollega. No, 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 aspetta. Passa al meccanismo di allegamento. Che cacchio devo fare? Ok, girati. Ok. Siamo di nuovo in fondo al mare, ragazzi. Allora, togliti dalle basche. No, aspetta, ci dobbiamo abbassare qui. Giocare con la tastiera è bello, ragazzi, non so se voi giocate con i videogiochi anche sul computer. Giocare con la tastiera è molto bello. Cos'è sta cosa? Non è più bello, ragazzi. Cos'è questa cosa? Sembra. What the hell is wrong with this place? It's nothing to worry about. Just the warden flexing his muscles. The warden? You mean WoW? Well, down here he has many names. Warden, the Alpha. Like in Sight Alpha? I thought that was made up. Made up. Then someone should really fire Johann Ross. Tell him there's no reason to walk these tunnels no more. This section is gonna collapse. You should try spending some time in the abyss, sweetheart. You know when shit's for real. Catherine, move up. Come with me. Okay. Hey, wait for me! Careful with the arc. Take it easy, it's not going to. Take it easy sono le ultime parole. E davvero crollò. E davvero crollò. La luna bussò. Che si fa qui? Che si deve fare qui, ragazzi?
Ci siamo arrivati fino in fondo e non c'è nessuna via d'uscita? Ecco, queste cose non le sopporto nei videogiochi. Qui c'è una luce. Ecco. Accendiamo la flashlight, che è sempre molto importante. Questo gioco si è trasformato da Alien Isolation a It. Andiamo a destra o a sinistra, ragazzi? Andiamo a destra, dai. Seguiamo il vento del populismo europeo. Scherzo, quello mai. Siamo sott'acqua di nuovo, in stile La Sirenetta, qui su Isola delle Rose TV. Soma, un videogioco stupendo, davvero. Questo è un pezzo d'arte, insomma. Sentite il rumore del suo cuore, anche se lui non è un umano, no? Ma sbrighiamoci, se no non finiremo mai questo gioco. Ok, sono arrivato al sito Alfa, ragazzi. Qui non gli posso mettere il dito. Qui non c'è niente. Questo lo può aprire? Sì. Non so, andiamo qui prima. Molto interattivo, tipo suonare, utilizzare. Oh, ma mi accendi la cosa qui? La flashlight. Cioè, voi non lo sapete, ma io sto utilizzando il braccio, no? Per aprire questa flashlight, cioè per aprire la porta, scusate, questa porta scorrevole. Io voglio queste porte scorrevoli così a casa mia, sarebbe bellissimo. Qui non c'è niente. Anche qui non c'è niente. Cos'è? Sì, bisogna andare per forza qua. Siamo vicinissimi. Tell me what you want. I need you to stay. What? How? The enslaved protein sloshing around your suit is the noose from which the wow will hang itself. What are you talking about? As soon as I can do. They needed to take it to Alpha, the fountainhead of the misery we created. And the girl, she figured it out. She was going to take care of it, but the WoW shrieked. They all died. You took the gel from the cabinet and made yourself into a venomous snake. You're saying this toxin inside of me can kill the WoW altogether? You are the snake, son. Now strike at the heart. Chi è quello lì? Un mostro da uccidere? What the hell is that? The heart. It controls all the structure gel on Pathos 2. All you need to do is poison the imprint, and the heart will unwillingly spread it across Pathos 2, killing it.
it, Solomon. Push your arm into the heart. Cioè lui voleva uccidere noi. Cosa devo fare? Qui devo scappare da qui. Devo scappare? Penso proprio di sì, ragazzi, dobbiamo scappare da qui, vai, vai. Scappa. Corri, 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 non farti prendere. Ecco, seguiamo le luci. Non so dove stiamo andando, ragazzi, ma stiamo andando. Forse c'è un mostro e noi dobbiamo stare attenti. C'è un mostro, ragazzi. C'è un mostro e non dobbiamo farci prendere. E mi ha preso di nuovo. Ragazzi, lo sta facendo di continuo, ragazzi, non so cosa fare. Ragazzi, ho dovuto riavviare il gioco perché si era bloccato. Adesso cosa devo fare, ragazzi? C'è lui che mi porta lì e quindi cosa vuoi?
Togliamo la luce? C'è lui che si sta muovendo, quindi non ci dobbiamo fare vedere, forse dobbiamo andare piano piano? Non saprei, adesso lo ritorno di nuovo. E mi ha preso di nuovo. Cioè lui ha paura forse della luce, vediamo? Andiamoci a nascondere qui. Io farei le cose con calma, ragazzi. Andiamoci a nascondere qui dentro. E ci ha preso di me. È qui da dove siamo venuti. Ma che devo fare, ragazzi? Cioè, come posso sconfiggerlo? Andiamoci a nascondere lì dentro. Mettiamo la mano qui. C'è lì che si sta muovendo. Vogliamo farlo senza la luce, ragazzi? Non saprei cosa fare. Non so cosa fare, ragazzi e ragazze. Ditemelo voi, scrivetelo qui sotto nei commenti. Perché è lì che è messo lì che si sta muovendo. Va bene, l'abbiamo capito. Adesso? Guardate dov'è. Ecco, sta facendo quel giro lì, si sta muovendo. Vado qui dentro. Mi ha preso. Questo ce l'abbiamo già preso, sì.
ma questo è quello dell'inizio, cioè lui mi aveva messo un po' più avanti e sono stato così stupido da ritornare qui, vabbè. Aspetta, spendiamo, andiamo indietro. Questa parte è un po' tediosa, ecco, mi danno un po' fastidio queste parti così, se vuoi essere sincero. Ecco, l'unica parte che non mi piace del gioco. Cosa devo fare? Come faccio a capire dove devo andare? Devo camminare piano, devo camminare veloce, mi devo nascondere. Dove mi devo nascondere? Ditemelo voi. Ecco qui. E mi ha preso di nuovo. Che poi mi mette in questo posto dove lui mi può andare a prendere di nuovo. Cosa vuoi? Possiamo nascondere e qui lui non mi potrà prendere. Andiamo, saliamo. Qui non ci potrà prendere, forse. Nascondiamoci. Vai. Ecco, qui non ci potrà prendere. Qui forse non ci potrà prendere. Dobbiamo andare là, ragazzi. Dobbiamo andare là. Dov'è? Vai. Mamma mia, ragazzi, che faticaccia. È stata veramente una faticaccia, ragazzi. Sto veramente preso male. Fai. Hope the Ark made it here in one piece. Lo spero anch'io. Vediamo se c'è qualcosa da mettere la mano. Questo non lo apre, quella non lo apre. Ecco, mettiamolo qui. Chris, what the hell happened to your arm? It's complicated. I just need to know one thing. I'll have both my arms in the Ark, right? Yes, of course. Are you okay though? Can you do stuff? Yeah. Let's just get this over with. Did you find the Ark? I did, but I kind of lost it on my way here on an automated tram thing headed to Phi. So it should be around somewhere. That's great. Let's go get it.
All right. Fly is up and running. Okay. Allora, noi siamo qui. Controllo ausiliare, dove dobbiamo andare? Il deposito. Vabbè, panoramica. The shell is accelerated by electromagnets along the barrel. Enough momentum to escape Earth's gravity is gained before ingression. Reaching space, the satellite will shed the shell and unfold. Onboard thrusters settle the satellite into an orbit. Ok, non dice più niente. Panoramica trasporto. Cos'è? Un attimino. Mappa del sito trasporto tunnel. Dobbiamo andare dove c'è il carico, ragazzi. Qui. Che dovrà... Did you find out what happened to the ARC team? Not really. For some reason they didn't go through with the launch, so they took the ARC back to Tau. I hope everything's okay with the space gun. Yeah. I doubt I'll be able to repair one of those. Cioè, non ho capito perché c'è questa mappa descritto. Stato richiede scaricamento manuale, quindi dobbiamo andare sulla destra, dove c'è il carico? Al carico dobbiamo andare, ragazzi. This feels like the longest day of my life. Has it just been one day? I have no idea. Our time together is a confusing patchwork of moments to me. What time is it then? What day? It's May 11th, 2104, 3:30 a.m., but I don't remember when we started. Launch dome. No, non dobbiamo andare al lancio, ragazzi. No. You know, I woke up in my bed today. It just happens to have happened 100 years ago. Sounds like a riddle. It does. I woke up in my bed today, 100 years ago. Who am I? È quello che mi chiedo Who io. Me lo chiedo pure io tutti i giorni. Loading, no, loading prima dobbiamo andare, prima del lancio. Beh sì, se non hai un braccio non puoi muoverti bene. It's crazy to think where I am. Not only is this the future, it's in the middle of the sea. I know nothing of this time or what the world looks like. Not much to brag about now. Before the comet, I guess it was okay. Yeah. Better not oversell it. Might change my mind about the Ark. You seriously not gonna tell me what happened to your arm? I had to make a quick stop at Site Alpha to help kill the WoW. What? How? Why? Stop it from torturing the memory of humanity. Okay, let's just get back to work. Oh, finalmente stiamo un po' meglio. What will you do when you get into the Ark? What's the first thing? Make sure the Ark is safe, stabilize flight path, activate solar panels. What's the first human thing you're gonna do? Oh. Watch the clouds roll by? Does that count? I'd say so. Anche questo non funziona. Qui non c'è niente che ci possa funzionare. E quindi dobbiamo andare per forza qua. Meters of a dust-filled atmosphere.
Will the casing stand all that pressure? Well, the odds aren't great. Catherine, say something. I don't care what you think. I'm launching it. No need to be like that. Let's just hang on to it for a while and think about it. We can launch it later. No, that wasn't the deal. We made it to save them. To launch it. Out there, it's hope. Down here, it's a fucking terrarium waiting to die with the rest of us. Come on, Catherine. It's not asking much. Let's just think about it before we risk the only hope humanity has to survive this hell. No, we launch it today. This is my project, my arc. It's bigger than that. Don't you get it? It's not for you to decide. We're talking about the fate of mankind. Get away from the Ark! I'm taking it. No, you're not. I'm not gonna let you ruin this. Stop it! Guys, calm down! Get away from me! No! What the fuck did you do? It was an accident. Catherine, talk to me. Catherine. Oh, God. Catherine. Did you say something? It's you. You had an accident. What are you? Oh. You mean Catherine. Don't worry, it's better this way. Okay. I think I found the assembly space. What do you see? It's like a huge open shell, a bullet ready to be loaded. That's great. All prepared for the Ark. Right. I'll go pick it up. Andiamo a prenderlo. Qual è l'Ark? How did she die? You got into a fight with your colleagues. They didn't want to risk launching the Ark. Thought it might not make it through the atmosphere. They killed me? I'm sure it was an accident. They were just trying to stop you from launching. No. How could they kill me? Catherine. I know I'm not an easy person to like. I just thought they trusted me. Come on, don't do this to yourself. Cioè, loro hanno ucciso a Catherine. Io credevo Catherine fosse una cattiva, invece no. Here it is. We got the Ark back. Good job, Simon. Take it to the assembly space and load the bullet. Did you have friends in Toronto, Simon? Real friends? There were some. Jesse, Sean, Kevin. I always wanted a friend. Like a real one. Someone you'd never hold back with. I'll be your friend. Oh, pity friendship? Now I feel even worse. Do you think the Ark will make it through the atmosphere and into space? It almost doesn't matter anymore. We just need to try. If we burn, we burn. If we're lucky, we just gave humanity a new chance, a whole new era. With the Ark on Earth, maybe we have a few decades of power to keep it running. In space, we have thousands of years. Still, one hell of a gamble, though. This was never about certainty. It's about hope. Okay. Ok, forse dobbiamo metterla lì. Carico individuato. Is that it? I'm really not that familiar with guns of any size. Oh, here we go. All systems say go. Lock and load. Combat gun, and we'll head out to the gun. E adesso che si fa? E quindi? Ah, ok, questo qui è il carico, perfetto. Noi dobbiamo andare nella cosa dove lanciarlo.
Dobbiamo andare nella carica di, nella camera di lancio. La camera di lancio è qui. No, aspetta, sei qui. No, non è qui. Now what? Now we just need to get the shell into the gun and then kaboom. Aren't you forgetting something? How are you going to get us on board the Ark? Don't we need to make another scan? Oh, don't you worry. You don't operate something like the Omega space gun with your bare hands. You mean it's a pilot seat? Like back at Omicron? Yes, and we can use it to transfer you to the Ark while operating the gun. Two birds and all that. Now, take the Omnitool and plug it in next to the seat and I'll guide you through the final steps. Loading qui. Cioè io sott'acqua non ci voglio più andare, ragazzi, sono stanco di andare sott'acqua. Quindi? Danger, non so se andarci, vabbè andiamoci. Oh, I'll never get used to that. Guess you won't have to, not after this is over. Right, have a seat. Ok. Comfortable? As good as it's gonna get. Ok, I'll activate the seat. You should be able to use the machines to load the bullet you assembled. How do you operate this thing? Don't know, I never tried this one. But pilot seats are notoriously easy to use, so it shouldn't be a problem. Just hit the button and we're off. But we need to transfer our minds to the Ark. We also need to make sure it launches at all, so I tied them to a single switch. Just push the button and we're off. Okay. Here we go. No turning back. Thank you, Simon. Don't mention it. It's an amazing thing you did. And I want you to know I appreciate it. Time, 20 seconds. What's the matter with the upload? Just give it a second. I thought you guys would have better bandwidth in the future. And 10 seconds. 9, 8, 7, 6. You gotta be kidding me! 5, 4, 3, come on, load! 2, yes! Fuck yeah, we made it! Woo! I'm still here. I'm still here. Catherine? Catherine? I'm here. What the hell happened? What went wrong? Nothing. They're out there.
Among the stars. We're here. No. We were getting on the Ark. I saw it. It finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here? Simon, I can't keep telling you how it works. You won't listen. You know why we're here. You were copied onto the Ark. You just didn't carry over. You lost the coin toss. We both did. Just like Simon at Omicron, just like the man who died in Toronto 100 years ago. No, this is bullshit. We came all this way. We launched the Ark. I know it sucks, but our copies are up there. Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy. Okay. Are you crazy? We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship. They're not us. They're not us. I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survived, that something lives on. Fuck this! Fuck! Fuck this! Fuck you! Fuck you, Catherine! You lied! And I believed in you, and I trusted you! You said we're getting on the fucking Ark! We are on the Ark, you idiot! I didn't lie! I can't be responsible for your goddamn ignorance! Fuck! Catherine? Please don't leave me alone. Ma adesso Catherine? Avete pure litigato. Catherine? Ragazzi, tristissimo. È finito così, Soma? Ragazzi, ho le lacrime al cuore. Ho le lacrime che dal cuore mi scendono fino al cervello, anzi salgono al cervello e poi scendono in basso, spinte dalla forza di gravità. Cioè lui è rimasto lì bloccato per l'eternità, però la sua copia è andata su Ark. Allora io un attimino fermerei questi titoli di coda perché vi devo dire delle cose importanti. Quello che penso di Soma è molto bello, però fermiamo un attimino i titoli di coda, vediamo se c'è qualcosa di interessante, altrimenti ci sentiamo fra un attimino, lo taglio. Dove siamo? Whoa. Is this? Did it work? Non so. Ci troviamo in un posto diverso, forse questo è l'Ark. Che bello gli uccellini che stanno cinguettando. Questo significa che è la primavera e ci possiamo tutti. Guardate, ci sono dei flashlight un po' strani. Questo dovrebbe essere l'Ark, sì sì. Che poi è tutta una finzione, no? Che bello, che pace. Mi sento un po' come Fantozzi quando è andato in paradiso. Adesso ci sarà la sua amata Pina. Una bellissima cascata dove fare il bagno tutti nudi. Ma voi l'avete fatto il bagno nudo? Nuda o nudi? Guardate cos'è questa cosa, cos'è strano? Dove devo andare? Questo è l'Ark. Ecco, superiamo questo piccolo alberello di ciliegio. A proposito di ciliegie, io ne ho mangiate tante negli ultimi giorni. Guardate questi glitch un po' strani. Non me li aspettavo, insomma. Oh, e questo cos'è? Allora, benvenuto. Se stai leggendo questo, hai avuto accesso ad Ark. Questo test è pensato per offrire agli sviluppatori una migliore comprensione della tua esperienza soggettiva. Per poter massimizzare il tuo benessere, ti invitiamo a procedere con il test. Oh, i test di Soma, ne abbiamo fatti tanti nelle ultime puntate. Come descriveresti le tue condizioni? Mi sento normale, mi sento pieno di energia, una versione migliore di me. Mi sento un estraneo, un visitatore nel corpo di ritorno, mi sento un fasullo, come se non fossi mai una vera persona. Mi sento normale, dai. Come descriveresti le tue condizioni mentali? Mi sento disconnesso, mi sento diverso, mi sento perso, non esisto più, mi sento normale. Come descriveresti i tuoi sensi? Normali, come previsto, mi sento più sensibile e consapevole, mi sento bloccato, mi manca un po' dei miei sentimenti naturali. I miei sensi naturali, mi sento normale, come preferisco. Come descrivere l'attenzione della nuova condizione? È gradevole, non mi piace, è sconcertante, deprimente, vabbè, è gradevole. E ti turba il fatto di non essere più, in senso stretto, un essere umano? Mi sembro aver smarrito me stesso, mi sento così, sono in lutto per la mia esistenza, non mi importa che forma assumo, pur di sopravvivere.
No, sto bene. Come percepisci la tua nuova esistenza? È una diretta prosecuzione della precedente, come nuovo capitolo della mia vita. È come rinascere, un rinnovamento completo. È qualcosa di completamente diverso, senza alcun legame con ciò che ero prima. Come un nuovo capitolo. Pensi che questa nuova esistenza sarà degna di essere vissuta? Sì, quanto la precedente, sì, ma avrà meno significato. Forse troveremo un nuovo senso della vita in questo mondo. Non è troppo distante dalla realtà di tutto ciò che... La numero 3, ragazzi. Preferisci essere escluso dal progetto e accettare la morte? Forse devo pensarci sopra. No. Le tue risposte non sono salvate grazie alla tua percezione. Il Team Ark. Grazie Team Ark. E adesso che si fa? Ci saranno le vergini che vogliono farmi tante belle le carezze? Che bontà essere qui. Guardate lontanate i grattacieli. Beh, io ragazzi, è un tema esistenziale questo, cioè noi pensiamo, guardate questa grafica un po' da... c'è una grafica leggermente... come si chiama? Quel gioco con i brick. Molto pixellosa. Cosa c'è qui? Ci sarà un finale stile The Last of Us? Catherine, guardate che bella l'arca. Catherine! I can't believe we actually made it. Well, we did. I'm so relieved. It's okay, Simon. Everything's all right now. La vita come una simulazione. Ed è così che ci allontaniamo dentro una scatoletta nell'oscuro universo. Dove ci porterà? Lo scopriremo solo vivendo. Ragazzi e ragazze, questo qui era Soma, un videogioco creato dalla Frictional Games che mi è piaciuto tantissimo. Un finale molto toccante che pone le basi, o meglio, diciamo, ci fa pensare a un'idea molto esistenzialistica della vita, no? Questa vita che è sì degna di essere vissuta, ma in un al di là, che non è nemmeno un al di là. È una cosa molto più fittizia, perché questo qui, dove sono loro in Ark, non è un vero e proprio al di là. C'è solo le loro menti che sono trasferite in un software che gli fa sembrare di essere in vita, ma non sono loro. Cioè, la domanda poi uno si chiede: ma chi è il vero Simon? La vera Catherine, quella che è rimasta nella terra che sta scoppiando, quello che è morto 100 anni fa, o quello che invece sta vivendo nell'Ark? Io credo che Simon vero, proprio quello vero che sarà adesso in paradiso, in quello vero, se esiste, quel Simon lì era quello morto 100 anni prima. E invece Catherine è quella morta sulla terra. Non può essere questo software che va
queste informazioni che vengono traslate da una macchina e quindi portate in un universo strambo, o meglio un universo ideale. Però che bellezza, una bellezza abnorme. Questo ci fa capire quanto i videogiochi, e soprattutto i videogiochi indie come questi, come questo, riescono o riescano a trafiggere le nostre menti, cioè ci fanno pensare delle cose interessanti, delle cose ci fanno riflettere. Ecco, se uno gioca a Soma, riflette sulla vita. Io adesso magari ci scrivo pure un articolo per il mio magazine Isola di Govinda, perché cioè mi ha dato tantissima forza, o meglio tantissima voglia di riflettere, e questo è importante, perché non è un videogioco che tu dici vabbè ci giochi, passi il tempo e finisce lì. È un videogioco che quando lo spegni continui a pensarci, e magari se non pensi direttamente al gioco sei cresciuto dopo averci giocato, capito? Avete capito cosa intendo dire? Ecco, se avete capito cosa intendo dire scrivetelo nei commenti e scrivete Govinda, ho capito cosa volete dire, cosa volevi dire, altrimenti niente, fatemi delle domande. E sono curioso anche di sapere cosa ne pensate voi di Soma. Credo della Frictional Games, questo qui devo dire che mi è piaciuto più di Amnesia. Credo di sì, ragazzi, non so, non voglio dire le cose strambe, però credo che questo sia il titolo più bello di Amnesia, della Frictional Games. L'avevo scritto anche nel video principale, nel primo video, nel primo gameplay che ho pubblicato diverse settimane fa. Questo dovrebbe essere il settimo video, il sesto video, il settimo, l'ottavo, non mi ricordo, però ho cercato di portarvelo velocemente, quindi ho portato dei gameplay molto lunghi, perché a me piacciono così. Io anche con gli altri canali gaming che guardo mi piacciono i gameplay lunghi, perché lo accendo lì e ci vivo tutta la giornata, per 2 ore, tutta la serata, quando sto facendo delle cose. Quindi vabbè, spero che questo concept piaccia anche a voi, e spero che vi sia piaciuto Soma quanto sia piaciuto a me. È un gioco stupendo, c'era sempre la sua faccia, la faccia di lei all'inizio, non mi ricordo, forse una faccia nuova, non mi ricordo, nella schermata iniziale, e basta. Credo di aver detto tutto su Soma. Mi è piaciuto anche le atmosfere, la musica, cioè bellissima. Poi mi piaceva anche molto, mi sentivo tutte le volte che entravo nel gioco, mi sentivo a casa, cioè mi piaceva esplorare, fare le cose con calma. Mi piace anche il fatto che questi mostri non erano poi così difficili, tranne l'ultimo che veramente non ho capito come superarlo, ma alla fine ci sono riuscito. Però, un gioco lineare, abbastanza lineare, no, devo dire estremamente lineare, a me piacciono così. Mi sono sentito bene come mi sono sentito con i videogiochi che più amo, quindi ad esempio con Silent Hill, Resident Evil, The Last of Us. Soma lo metto proprio uno dei primi, veramente uno dei giochi più belli che abbia mai fatto in vita mia, non sto scherzando, sono veramente serio. Quindi giocateci pure voi se non l'avete ancora fatto, esplorate i miei gameplay se questo è il primo video che vedete, perché a volte capita di guardare l'ultimo e non avete visto quello precedente, quindi andatele a guardare tutti gli altri. Iscrivetevi al canale così non vi perdete i prossimi gameplay. Non so cosa farò, quali walkthrough, mi devo un attimino a organizzare, magari farò un video in cui parlerò con voi e cercherò di analizzare un po' il canale, vedere quello che esplorare le diverse possibilità per il futuro. Bene, questo era Soma, un gioco che mi è piaciuto, ecco. Posso dire soltanto questo, ragazzi. Io vi saluto, o meglio devo fare il mio finale, che lo faccio sempre, che lo faccio da diversi anni, da quando ho iniziato. Non so se mi seguite da tanto tempo come seguo me, io mi seguo da tanto tempo, e niente, io all'inizio facevo sempre questi saluti, quindi niente, grazie per aver vissuto questa esperienza bellissima. Ci sentiamo presto e tante buone cose. Vabbè, non l'ho detto ragazzi, ma mettete il pollice in alto, è importante, è importantissimo. Govinda vi saluta, pensa giocando.